siamo sulla strada che da Veio portava al mare e che è un'opera d'arte di ingegneria stradale, perché dopo 2700 anni ancora funziona, adempie alle sue funzioni, ed è questo il più alto concetto dello Stato. Lo Stato è qualcosa che produce delle funzioni o dei servizi che e della protezione nel tempo e della protezione che permangono nel tempo a disposizione delle generazioni future. E quindi andiamo, e quindi questa strada, che nonostante sia abbastanza mal ridotta, ha assolto le sue funzioni, e come abbiamo visto per il saggio adesso del camioncino, tuttora le assolve con soddisfazione da parte dell'utenza e del cittadino in generale. Quindi quello che oggi dovrebbe fare, come sempre, uno Stato è l'espletamento di queste funzioni e di questi servizi in maniera organica e appunto funzionale. Come ad esempio qui adesso si vede, c'è una cosiddetta tagliata etrusca, cioè questa era è stata una opera realizzata nel VII secolo, perché in quel periodo lì hanno ottimizzato la realizzazione delle strade, cioè prima le strade le facevano secondo un vantaggio di percorrenza, di brevità o riduzione appunto del percorso. Invece siccome attorno al Settecento hanno cominciato ad avere larga diffusione i barrocci, i carretti tirati dagli asini o dai cavalli, e avevano bisogno di una pendenza continua e costante non oltre un certo limite, gli Etruschi hanno quindi rivisto e rifatto praticamente tutta la tutti i percorsi stradali dei loro percorsi stradali, e quindi eccolo qui, hanno uniformato le pendenze, fra le altre cose, e la larghezza delle strade. Come si può vedere qui, poi c'è la parte centrale che è fatta in blocchi di tufo, c'era un sottostrato di pezzame più granuloso, più piccolo, che serviva ad ammortizzare il peso e l'urto dovuto al rotolamento dei cerchi in legno o in ferro dei carretti, cosa che i romani non tenevano in nessun conto, per esempio, perché i romani facevano il lastricato imbasolato di selce, per cui praticamente rompevano il culo alle persone per fare un viaggio, o si dotava di cuscini ma molto molto soffici, oppure arrivava col culo. Immaginiamoci nel Medioevo. Esattamente, questo cosa succedeva? È durato per molto tempo. Insomma, ecco, questo per dire che comunque uno Stato di diritto è uno Stato che abbia un minimo di senso della società e del motivo per cui esso stesso esiste, deve dare delle soluzioni che siano durature nel tempo e che siano funzionali alle richieste. Se no è la giungla. Noi oggi, ecco, siamo qui perché da una parte vogliamo mettere in risalto l'alto senso civico che avevano i popoli antichi, non solo gli Etruschi, ma ancora di più, da cui noi pretendiamo di discendere, ancora di più i Romani. Giorgio. Ancora di più i Romani, che avevano un senso dello Stato mai più raggiunto nella storia umana. E quindi ecco, avevano proprio un senso del diritto del singolo cives e del diritto dello Stato a pretendere l'adempimento da parte di tutti dei loro compiti e delle loro. E poi nel Medioevo hanno pure detto che la civitas non sta in terra ma sta in cielo, sì, quindi una bella giustificazione, certo, per dimostrare che loro avevano imposto un potere assoluto, sia pure in nome di un ipotetico Dio, a tutti i cittadini creduli e chiamiamoli così fedeli nei confronti della mitologia cristiana. Fai vedere bene il percorso della strada. Questo è uno dei percorsi etruschi più importanti, praticamente misconosciuto, che serviva appunto per portare
percorrere nel tratto più breve e più veloce il tratto di, diciamo, di strada che si interponeva fra le saline dei Septempaggi, che erano più o meno alla foce del Tevere, ma dalla parte della bonifica, dove Paggi risulta essere il plurale di Pagus. Esatto, il villaggio, 7 villaggetti. Quindi ecco, era il percorso che facevano i salinatori, cioè quelli i salinari, quelli, questa era la via Salaria. La via Salaria contraria, al contrario, che veniva dall'altra parte, contrariamente dal Tirreno, alla via Salaria che veniva dall'Adriatico. Esattamente. Però siccome allora le necessità di quantità di sale erano sufficienti, quelle del Mar Tirreno, che produceva certamente in maniera molto più in maniera minima rispetto all'Adriatico. Va ricordato che il Mar Tirreno, la ragione per cui in Italia esistono la maggior parte di saline sono sull'Adriatico è semplicemente perché il Mar Tirreno, essendo più roccioso, era più difficile, molto più difficile stabilire dei vasconi. Esatto, ma no, anche molto meno salato, fra l'altro. Beh, vabbè, la salatura è un altro discorso, perché tu lo metti dentro, poi alla fine sai. Comunque, quando comincia a evaporare, evapora. Certo, il fatto che non lo potevi lavorare. Esattamente. E allora noi ci fermiamo qui, perché noi qui continuiamo invece ad illustrare la denuncia che abbiamo fatto. Esattamente, ciao a tutti. Scusate questo lungo prologo, ma questo era solo un casus per parlare poi del fatto del giorno. Allora, che cosa succede? Il rientro dalle vacanze è sempre molto molto tribolato, diciamo così, perché uno trova le sorprese al rientro. Che cosa è successo? Io non sono andato in vacanza come la maggior parte delle persone quest'anno, ma sono rimasto a casa mia, dove io fra l'altro sto benissimo, perché abito in campagna e quindi non ho bisogno di avere, diciamo, particolari amenità feriali. No? Anche perché qui ci sono, noi siamo venuti in un posto che te vorrei bellissimo, vedere in quale villeggiatura, bellissimo, in quale zona di villeggiatura, che altro è così bello. Che agriturismo, appunto, a pagamento. Allora, a casa mia, insomma, io sto bene. Però il 27 di... Guardate queste liane, guardate. Il 27 sembra di stare nella giungla, nella foresta di Tarzan, guarda. Del Borneo, sì. Di Yanez e Tremal Nike. Sì. Allora, Sandokan. Dai. Allora, che cosa è successo? È successo che il 27 vado alla buca delle lettere, non c'era niente, vedo che c'era la posta, però non avevo tempo. Vado il giorno dopo, martedì, qualche giorno fa, 28, e trovo che c'erano, fra le altre cose, due bollette fatture di Acea SPA Energia Elettrica, sì, in cui alla prima pagina, 1 di 9, la prima pagina, c'è questa lettera di scuse. Che difficile lettura qui, perché siamo un po' ombreggiati. Aspetta, ma leggo. Ti invito a leggere i punti essenziali, allora, perché dobbiamo andare rapidi. Un attimo solo, che qua mi si è impisciato. Allora, guardate l'altezza raggiunta da queste piante. Allora sicuramente utenza... ultrasecolari. Sicuramente. Allora, utenza elettrica. Gentile cliente, in riferimento all'utenza in oggetto, la informiamo che per un imprevisto problema tecnico per diversi mesi non siamo stati in grado. Di inviare le fatture con la periodicità prestabilita. Tale anomalia è stata recentemente superata, causando l'emissione di una fattura che si riferisce a diversi periodi accumulatisi nel frattempo, per un importo complessivo di euro 482,31. Scusandoci per il disagio arrecato, vogliamo rammentare che la data di scadenza indicata è da considerarsi come data limite entro la quale può essere richiesta una eventuale dilazione di pagamento, eccetera, eccetera, poi i vari allora, riferimenti. Siccome allora, è arrivata la in data ritardo, la data di scadenza è il 28, il 20 agosto 2012.
va solo evidenziato che questa qui, questa fattura bolletta mi è arrivata il 27. Allora, per cui... il fatto che esista un'associazione per delinquere, ah, ormai è chiarissimo, tra Acea e Poste per derubare il cittadino è il punto essenziale sul quale noi vogliamo richiamare l'attenzione dei nostri amici. Benissimo. In conseguenza abbiamo fatto, allora, ecco qua la denuncia ai carabinieri, la so, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, dice: ma che c'entra questa cosa? Poi ve lo spieghiamo. Ministro dello Sviluppo Economico, signor Corrado Passera, Ministro dell'Economia e delle Finanze, signor Vittorio Grilli, Presidente delle Poste Italiane, Amministratore Delegato, eccetera, eccetera, Direttore, eccetera, 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 eccetera. Allora, per abuso d'ufficio, omissione d'ufficio, inadempimento di contratti di pubblica fornitura, frode nelle pubbliche forniture, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza da persona addetta al servizio delle poste. Considerazione preliminare, oggigiorno... È inutile che facciamo, sì, le conclusioni. Va bene, diciamo, poi la mettiamo online. L'evasione e l'elusione delle leggi che i cittadini ignorano e che sono le più importanti che tu hai richiamato. Allora, qui ci sono elencate almeno una decina di leggi che normano sia la fatturazione, la bollettizzazione del consumo energetico, che riguarda appunto la delibera 200 del 1999 dell'autorità dell'energia elettrica, andatevela a leggere. E inoltre ci sono anche le normative europee recepite dallo Stato italiano. Oltretutto, ma soprattutto qui la cosa più grave, l'inadempienza più grave l'ha fatta le Poste Italiane S.p.A., che è vero, sì, una società per azioni, ma è anche una società al 100% detenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, quindi è una istituzione dello Stato, quindi lo Stato prima di essere vessatore deve essere solutore dei problemi del cittadino e non procuratore dei problemi del cittadino, e quindi come tale ci sono tutta una serie di cose che non tralascio per brevità, ma la cosa principale è quello che c'è scritto qui. Allora, la cosa principale è che esiste decreto ministeriale del 26 febbraio del 2004 in merito alla cosiddetta emanazione della carta della qualità del servizio del pubblico postale, in cui il Ministro delle Comunicazioni ci dice, fra le tante altre cose, che è parte integrante del contratto collettivo generalizzato che stipula lo Stato nei confronti, esatto, del cittadino e che deve essere mantenuto dallo Stato, dice fra l'altro: caratteristiche dei prodotti e standard di qualità, posta ordinaria, caratteristiche, il modo semplice ed economico di spedire la corrispondenza fino a 2 kg, può essere inviata da qualsiasi luogo d'Italia verso qualsiasi località del territorio nazionale estero, può essere imbucata in tutte le 70.000 cassette o presso gli uffici postali più per invii voluminosi, per la puntualità del recapito è necessario rispettare sempre gli orari e i limiti di impostazione fissi sulle cassette e indicare correttamente il codice di avviamento postale. Allora, che cosa dice? Obiettivi di qualità per l'Italia. Allora, nel 2003 dovevano essere questa: consegna in 3 giorni più quello di spedizione nel 92% degli invii, consegna in 4 giorni compreso quello di spedizione nel 97% degli invii, consegna in 5 giorni per quello di spedizione compreso quello di spedizione nel 99% degli invii. Leggiamo tralascio il 2005. Il 2004, 2005, che è già 6 anni fa, 7 anni fa, che oggi dovremmo essere molto più avanti. E quindi che cosa diceva nel 2005? Consegna in 3 giorni più quello di spedizione per il 94% degli invii, consegna in 5 giorni più quello di spedizione nel 99% degli invii. Ora, la mia lettera ha impiegato ben 21 giorni per percorrere 40 km dalla sede di Acea Electrabel S.p.A. a casa mia. E questo per concludere. Ora, le considerazioni sono due: o la carta del servizio del pubblico postale è un puro e semplice elenco di buone e pie intenzioni con cui ci si può anche pulire il culo, oppure è un decreto ministeriale ed è quindi una, diciamo, un obbligo contrattuale, è un regolamento di impegno formale e contrattuale unilaterale a valere universalmente, come si fa per il biglietto dell'autobus e altre cose, da parte di Poste Italiane S.p.A. e come tale va fatto valere in tutte le sedi giudiziarie, in primis sotto il profilo della responsabilità penale. Cioè, uno non si può inventare, un giorno dice una cazzata e poi dopo dice vabbè, ma ho scherzato. Allora, ecco, concludo con un'ulteriore considerazione. Il fatto di privatizzare, che è poi una privatizzazione a volte fittizia, a volte vera, insomma, comunque il concetto di privatizzazione implica il concetto di contratto. Cosa significa? Significa che l'ente pubblico in ogni caso è costretto a fare un contratto con i cittadini. Qui mi viene in mente
la frase di Berlusconi che quando si presentò all'elezione parlava di contratto con i cittadini. In realtà è vero, tutti gli enti pubblici devono fare un contratto e questa è l'unica forma di tutela che oggi hanno i cittadini, è l'unico vantaggio autentico delle privatizzazioni. Esattamente. Allora, mentre prima il servizio statale era un servizio e basta, oggi ci sono delle regole perché l'impegno di un ente, ancorché pubblico, ma strutturalmente, giuridicamente privato, è un impegno che si prende contrattualmente. No, quindi noi abbiamo a disposizione il contratto. È qui lì la differenza, è paritario. Esattamente. Cioè, il diritto dà uguale misura di valore sia al contraente, anche se non si è formalizzato il contratto, comunque il contraente cittadino, del fatto stesso del diritto di nascita in un determinato stato, ha diritto ad avere esauditi i suoi desideri, inerenti al suo diritto. Allora, noi possiamo chiamare truffatori coloro che da una posizione di potere, come sono questi enti, che sono di fatto privati, anche se le azioni vengono possedute al 100% dallo Stato, questi individui sono delinquenti perché contravvengono a un contratto fondamentale con i cittadini. Questo è quello che noi vogliamo che i nostri amici tengano presente, perché devono sistematicamente reagire con delle cause. Perché? Perché il cittadino che non reagisce facendo causa non è il cittadino ribelle, è un cittadino che deve far valere i propri diritti in sede civilistica. Se no vuol dire che accetti il sopruso. No, che rinuncia. Accetti il sopruso. Che rinuncia e quindi diventa merce di scambio, diventa schiavo, una nullità. Se tu hai un contratto con qualsiasi fornitore, il fornitore non si attiene al contratto e tu questo contratto e questa evasione dal contratto non lo fai valere, vuol dire che l'accetti. Esattamente. E con questo chiudiamo. Ciao a tutti.